Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo della sindrome varicosa degli arti inferiori e vedremo la diagnosi e il trattamento. Lo faremo insieme al dottor Emilio Cesario, che è in collegamento con noi da Patti. Buonasera dottore, ben trovato. Buonasera, grazie a voi. Grazie dottore per essere qui. Quindi la sindrome varicosa degli arti inferiori, dottore, che cos'è? Allora, per dirla in breve, la sindrome varicosa è tutto quell'insieme di sintomi e segni che provengono dall'alterazione del sistema valvolare delle vene, prevalentemente degli arti inferiori. Diciamo che i sintomi, quelli che i pazienti cominciano a dire allo specialista o al medico di base, sono i classici: sento di pesantezza, prurito alle gambe, bruciore, fino ad arrivare agli stadi più avanzati, ma sono ormai per fortuna cose abbastanza rare perché la prevenzione sta cominciando ad essere importante, che sono l'iperpigmentazione con la classica colorazione scuro-ocra delle parti distali delle gambe, a partire da sotto il ginocchio, fino ad arrivare alle ulcere. Le ulcere, che purtroppo queste sono ancora abbastanza importanti e presenti, per un discorso di eziopatogenesi e soprattutto di stile di vita. Perché la sindrome varicosa, purtroppo, a prescindere che è caratterizzata da una familiarità, cioè si è visto che le persone che hanno mamma, zie, sorelle, che hanno già le varici, sono più propense a fare questa sindrome, è anche vero che purtroppo tutto lo stile di vita moderno che comporta la sedentarietà, la stazione eretta prolungata, che si intende il lavoro in piedi senza muoversi, che è completamente differente dal camminare, comunque da fare le vecchie attività che si facevano una volta. Cosa voglio dire? Pensiamo al banconista, pensiamo alla cassiera, al cassiere, pensiamo a chi fa, non lo so, l'estetista o il parrucchiere. Sono persone che stanno dalle 8 alle 12 ore anche in piedi, ma in piedi immobili. Questo cosa comporta alla fin dei conti? Quando noi camminiamo, i muscoli delle gambe, che sono tra i più potenti che ci sono, non fanno altro che fare un massaggio continuo e favorire, aiutare il sangue a ritornare su, cioè a vincere la forza di gravità. Chi lavora stando fermo con le gambe, purtroppo questo tipo di aiuto naturale non ce l'ha e quindi non fa altro che, per forza di gravità, dilatare le vene e distruggere quello che sono le valvole all'interno, che dovrebbero in teoria mantenere ad altezze diverse il sangue. Da questo che si determina il danno tissutale interno e quindi quello che è prima le piccole varicette che le ragazze vogliono curate per bellezza, poi purtroppo diventano varici grosse, ulcere e tutto il resto nelle fasi più avanzate. A questo, l'altro problema dello stile di vita è purtroppo l'alimentazione sbagliata che abbiamo nei tempi moderni. L'obesità purtroppo ormai è una tra le principali cause di qualunque tipo di patologia possiamo immaginare. L'utilizzo di cibi raffinati, l'utilizzo di zuccheri complessi e raffinati purtroppo porta ad un aumento del peso che anch'esso, per ovvie ragioni di steriche ed altro, non favorisce sicuramente il reflusso del sangue al cuore. Le altre poi poche, diciamo, cause di varici sono la gravidanza e l'uso di ormoni esterni per le donne o gli ormoni durante la gravidanza. Si è visto che gli ormoni femminili purtroppo hanno un danno tissutale importante e naturale, quindi durante la gravidanza sicuramente le donne sono bombardate da questo tipo di ormoni naturali, oppure da chi è costretto a utilizzare gli ormoni per altra patologia, immagino, non lo so, all'ovaio policistico ed altro, e quindi anch'esso fa un danno tissutale diretto che insieme a tutto il resto favorisce questa problematica. Poi la gravidanza, anch'essa per un fatto naturale, l'utero si ingrandisce, preme sulle vene a livello dell'addome e quindi ostruendo, meglio, stenosando, comprimendo i canali di reflusso, questi non fanno altro che aumentare la stasi venosa distale. È ovvio che questo è uno dei motivi meno importanti, perché è un motivo naturale. Se non ci fosse tutto il resto, insomma, non ci sarebbe problema. Si è visto infatti che nella popolazione la maggior parte delle persone affette da questa problematica, guarda caso, sono le donne, con un rapporto da 3 a 1 e con una manifestazione della patologia più o meno intorno ai 35-40 anni.
prima, appunto, come dicevo, ci sono le piccole varicette, le telangiectasie, i capillari, come si dice in gergo, che sono prevalentemente di natura estetica. Ovviamente la sindrome varicosa diventa invece una problematica sia estetica, ma profondamente, diciamo, importante, soprattutto da una qualità di vita non bella, soprattutto nelle stadi 3 o 4, quando si hanno le ulcere, che purtroppo, come avevamo visto in altri puntate precedenti, portano una qualità di vita veramente scadente, perché non si fa altro che avere delle ferite che non rimargino, soprattutto anche maleodoranti, e impediscono di fatto una vita sociale normale, ammettiamo. Ora, come fare intanto a diagnosticare la sindrome varicosa? Allora, intanto quello che ti dice il paziente: dottore, ho le gambe gonfie, ho le gambe che prurito continuo, ho i piccoli capillari, eccetera. Questo già comincia a far pensare ad una problematica. Ovviamente, a prescindere dalle manovre normali, manuali che facciamo noi specialisti, purtroppo l'eco con lo Doppler è fondamentale per valutare il tipo di lesione, a che livello è la lesione, se sono le safene malate, se il sistema venoso profondo, cioè le vene che in teoria non possono essere trattate chirurgicamente, se sono il sistema superficiale, se sono i capillari, eccetera, eccetera. In base al tipo di lesione, ovviamente, si deciderà il trattamento. Il trattamento, che è purtroppo multifattoriale ed è difficilissimo da programmare e far seguire ai pazienti, perché intanto è una cosa cronica che dura per davvero tanto tempo, se non per tutta la vita. Che significa? Non si può limitare il paziente che fa il parrucchiere o la parrucchiera a dire smetti di lavorare. È possibile. Lo posso costringere a dire ti porti le calze elastiche. Ora, le calze elastiche sono un validissimo aiuto ed è quello che ufficialmente in tutto il mondo aiuta sicuramente. Però una cosa è metterla nelle città del nord, una cosa è metterla dove lavoro io, dove la temperatura adesso in questo periodo è 42 gradi. E ovviamente, a meno che non abbia un buon condizionatore, le persone sono veramente propense a non utilizzarle, quindi praticamente a danneggiarsi da solo. A questo, solitamente durante i periodi estivi, si utilizzano degli integratori che favoriscono, diciamo, migliorano. Odio sentire che ti aiutano sulla circolazione, non è vero, però cosa fanno? Aumentano il tono, aiutano ad aumentare il tono delle pareti muscolari del sistema venoso e arterioso, quindi favoriscono un minimo di ritorno e poi tolgono tutto quello che è il sintomo attorno, quindi il bruciore, aiutano un po' sulla infiammazione e in qualche modo un minimo di sollievo lo danno. E questo ci garantisce nei mesi più caldi estivi, anche se non portano i pazienti le calze elastiche, vabbè, amen, 2 mesi non le faranno, poi riprenderanno la terapia, che è fondamentale. Un'altra cosa che spesso consiglio ai pazienti, soprattutto d'estate, per chi lo può fare, è la pressoterapia, cioè dei massaggi speciali fatti anche con macchine preprogrammate, che pur non facendo un'azione costante e continua come le calze elastiche, che sono praticamente quotidiane, però, diciamo, sgonfiando, favorendo il reflusso di sangue e linfa verso addome e cuore, in qualche modo aiuta e favorisce una, diciamo, rallentamento della patologia. Quando abbiamo purtroppo la sindrome varicosa ormai nelle fasi terminali, quindi con le ulcere, con i grossi rami venosi che si vedono nelle gambe di alcuni uomini o donne di età avanzata che non hanno mai fatto nulla, o anche di età più giovane che non possono permettersi o non hanno mai fatto nulla per loro scelta, in quel caso si entra nel campo della chirurgia. Chirurgia che ha diverse tecniche, ormai alcune abbandonate onestamente, perché fino a 4-5 anni fa andavano molto in voga le tecniche endovascolari, quale la radiofrequenza, che era una particolare macchina sonda che si metteva all'interno della vena safena, serviva appunto per trattare la vena safena, che è presente come un fornetto a microonde e la bruciava dall'interno. Stesso concetto il laser, la stessa cosa, messo una fibra laser all'interno e la brucio dall'interno. Hanno, diciamo, perso il loro fascino iniziale per 2 fondamentali motivi. Uno è il costo, enorme. Le aziende sanitarie pubbliche non le comprano agli specialisti perché costano tanto. Una sonda, insomma, arriva anche fino agli 800 euro con un ritorno di spesa dalla regione bene o male di 1000 euro, quindi non si riesce neanche a coprire praticamente la giornata di hospital del paziente.
per le aziende pubbliche, a meno che il paziente non abbia un'assicurazione privata, non tutti possono permettersi questo tipo di tecniche. E quindi onestamente sono il primo movens per cui le ha fatto un attimino scemare questo. Poi c'è anche la problematica che qualche complicanza la danno, soprattutto diciamo le ustioni cutanee, il laser, anche in mani esperte poteva dare qualche lesione cutanea, con quindi qualche residuo sulla cute non bellissimo, e ovviamente su una donna, insomma, ti tolgo la varice, ti lascio la macchietta sulla pelle, ma non so quale sia delle due migliore. Le altre tecniche invece sono le classiche tecniche chirurgiche con bisturi, vuol dire lo stripping, cioè eliminare completamente le sapene o comunque eliminare tutte le vene visibili. Queste sono, non dico indolore, perché vabbè, si fanno in anestesia spinale, però danno una, a differenza delle tecniche endovascolari, ti costringono una settimana di attenzioni. I punti, la fasciatura, mentre con le prime tecniche, cioè Venus, radiofrequenza e laser, la mattina fai l'intervento e il pomeriggio sei già a casa tua per fare tutto quello che vuoi. Con la tecnica chirurgica per una settimana non devi stare fermo, però sicuramente hai una fasciatura da mantenere, devi stare attento alle ferite, ci sono comunque dei punti, anche se dati in maniera estetica, danno un po' più, come dire, un po' meno compliance per i pazienti, però garantiscono quasi sempre la risoluzione della patologia. E l'altra tecnica che invece adesso è moltissimo in voga è la scleromus, che non è altro che una variante della scleroterapia classica. Praticamente si utilizzano degli alcoli, agenti sclerosanti, che vengono mischiati con aria o azoto in base all'operatore e che diventano una vera e propria schiuma. Non so, potete immaginare una mousse normale da cucina, solo che con degli agenti che arrivando all'interno della vena non fanno altro che distruggere l'endotelio e quindi favorire, noi si crea una vera e propria flebite chimica che distrugge la vena dall'interno. È una validissima tecnica perché è come le tecniche endovascolari immediata, fai il trattamento la mattina, metti un vantaggio di protezione, il pomeriggio te ne vai a casa e non hai più alcun problema. È ripetibile diverse volte e ha pochissime controindicazioni, prevalentemente i soggetti allergici. È ovvio, se un soggetto è allergico a qualunque tipo di medicina, non gli vado certo a inserire una medicina all'interno di una vena, ma diciamo sono veramente delle cose abbastanza rare. Anche queste possono dare qualche iperpigmentazione, però onestamente molto inferiore rispetto alle prime tecniche, quindi essendo una tecnica molto ripetibile facilmente, eccetera, onestamente ben utilizzata e ben tollerata dai pazienti, è molto largamente diffusa anche dagli specialisti. A questo però sì, abbiamo fatto il trattamento, poi c'è il mantenimento. Io posso togliere la safena, io la posso bruciare con la scleromus, io ti posso garantire le gambe belle, però se hai un problema, il paziente che viene con la sindrome varicosa è un paziente che ha un'insufficienza venosa cronica di tutte le vene, non solo di quelle malate. Quindi nel momento in cui si fa l'errore di andare dallo specialista, farsi trattare, essere contenti e poi non manutenzionare le gambe, per manutenzionare intendo, non devi aumentare di peso, dovresti cercare il più possibile di non stare stazione eretta immobile per tanto tempo, dovresti mantenere comunque le calze elastiche che ti garantiscono nei mesi invernali, perdonatemi, almeno non dilatare delle vene residue che si ammalerebbero sicuramente. Allora, se si fanno tutte queste cose si ha un buon risultato e l'accortezza del chirurgo, dell'angiologo, di chiunque faccia queste cose è proprio anche capire con chi si ha a che fare. Allora, se un paziente è compliante e ti accorgi che è capace di gestire la patologia anche dopo a vita, e io mi metto, faccio tutto quello che è necessario. Se mi rendo conto che un paziente che onestamente, sì, fai la punturina, poi non lo vedi più per 2 anni e poi ti ritorna, ah dottore, me ne sono tornato altre 5, preferisco evitare proprio di cominciare il trattamento. Quindi fondamentale la qualità del chirurgo, fondamentale anche la compliance e l'accortezza del paziente di decidere, come dire, di seguire pedissequamente quello che il chirurgo dice. Dottor Cesario, io la ringrazio veramente tanto. Lei, come sempre, è stato assolutamente rassicurante e anche molto chiaro nel spiegarci appunto di che cosa si tratta
tutte le soluzioni riguardanti questa patologia. Io la ringrazio e spero di poterla rivedere presto. Grazie a voi. E grazie a tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.